È successo un mezzo miracolo. Allora, raga, ieri ero in diretta su Twitch, sul mio canale Twitch, che potete trovare in descrizione per chi volesse vedere qualche live di magia. E appena sono entrato, dopo circa 2 minuti, è successo il miracolo più totale. Avete presente quelle situazioni dove si tira a caso una cosa e a quanto pare succede? Ecco, ieri è successa esattamente questa cosa. Quindi vi faccio vedere un gioco di magia veramente assurdo. Buona visione. Ciao raga, benvenuti in questa nuova live. Sono così in realtà in relax. Zio, la 37esima carta è il 3 di picche. Facciamo esplodere Twitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il fatto che non sia ancora passata fa male. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 30. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Non so cosa dire. Sto tremando. Raga. Cioè, per me la live può già finire qua. Per me la live può finire qua. Mando un audio, scusate. Raga, sono appena entrato in live su Twitch. Un ragazzo mi fa la 37esima carta e il 3 di picche. Io avevo mescolato le carte più volte, conto di faccia, ed era il 3 di picche. Io credo di chiudere la live. Boh, raga, io c'ho un video clickbait fotonico su YouTube. Io non ho parole, raga. Cioè, com'è possibile? Quante probabilità c'erano? Quante? Impossibile. Cioè, sono 4 minuti che sono in live, è già successo il miracolo. E niente raga, volevo farvi vedere questa cosa qua e io sono ancora sotto shock. Niente, volevo rendervi partecipi della canna perfetto, della carta al numero perfetta nella storia Berglas Effect abbiamo fatto. E basta, buona giornata.